forse la grandezza dei loro figli. Pensavo, genitori, una volta si diceva genitori, prima si è genitori e poi si impara ad essere genitori. Ed è questa la difficoltà, perché si impara nel cammin facendo. E mi sono sentita piccola a volte quando sento la fatica, io ho due figli ormai grandi, 23 e 27 anni, la fatica di dire accidenti, quante cose devo imparare sul campo. Mi sono sentita piccola di fronte a queste mamme e questi papà che devono affrontare un carico ancora maggiore. Devono imparare sul campo quello che significa stare a fianco di ragazzi speciali come loro. Quindi vi ringrazio, ringrazio Silvia perché senza di lei questa giornata sicuramente non si sarebbe potuta celebrare così bene e per il lavoro che fai come Presidente della Mano Tesa e come mamma, perché conosco Leo e... E ringrazio veramente di cuore tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, sono veramente grata dell'invito che ho ricevuto per essere qui stasera, ho fatto il possibile per esserci. Sono grata perché la disabilità chiaramente fa parte della mia vita, è una condizione, ma accanto al titolo del libro Paola vorrei dire disabile a chi? Perché nel corso della mia vita, che è stata per 30 anni di impegno nell'associazione che avete detto prima, che adesso chiaramente per l'impegno in regione ho tra virgolette abbandonato dal punto di vista proprio diciamo di carica istituzionale, io ho fatto un percorso in associazione, ho curato la mia disabilità ascoltando le storie degli altri. Quindi so quanto è importante l'accoglienza, essere accolti. So che a volte la cura, una parte della cura importante è l'ascolto, che è una cosa che purtroppo non piace fare ma che siamo poco abituati a fare. Ci piace tanto essere ascoltati ma non ascoltare. Allora io sono qui stasera e volevo esserci per dirvi una cosa. Se io adesso sono impegnata momentaneamente in regione, dopo tanti anni di impegno, più che politico direi di vita, dove per me la politica è uno strumento per fare delle cose buone, ci sto soprattutto anche per le disabilità, perché la disabilità racchiude un mondo. E allora ringrazio Paola che ci ha dato l'occasione per essere qui stasera e per dirvi camminiamo insieme. Io diciamo sono in Commissione Sanità e Servizi Sociali, ho una sorta di mandato uno scritto da parte dell'assessore Saltamartini di occuparmi di questi temi e pochi giorni fa abbiamo parlato anche di autismo in Commissione, c'è una legge che secondo me va cambiata, facciamo tutte quelle cose che prima quella mamma Silvia mi pare diceva, siamo nel 2022. Purtroppo siamo nel 2022, in questo paese siamo culturalmente arretrati prima di tutto e abbiamo dovuto aspettare un ministero che io da persona disabile non avrei voluto avere in questo paese, che è il Ministero della Disabilità. Però purtroppo grazie a quello adesso abbiamo un'attenzione, abbiamo anche fondi particolari. Quindi vi dico e sono qui per dirvi io ci sono e camminiamo insieme perché dobbiamo recuperare molto tempo. Delle cose sono state fatte ma tante rimangono da fare, quindi vi ringrazio e vi dico a presto. Grazie. Ora i ringraziamenti li faccio io e innanzitutto è sovrano tutto chi sta qui, perché l'ho scritto anche nel mio libro, se non c'è il lettore, se non c'è l'editore, noi possiamo essere rappresentativi, non so di chissà cosa, ma non saremo nulla. Quindi ringrazio tutti per esservi regalati questo pomeriggio, ecco questo. Ringrazio i genitori e vi dico un aneddoto a voi rappresentanti delle istituzioni. Le mamme hanno detto ci mettiamo dietro perché questi magari sono i posti delle autorità. Ho detto non lo so, no, voi siete le autorità. E scusatemi, ma per me le autorità sono loro, senza nulla togliere a voi, però vi chiedo proprio questo,
Capisco che siamo nel 2022, ma siamo in un 2022 davvero eccezionale per tutte le situazioni che ci sono e quindi le emergenze sono tantissime. Però ascoltate i genitori, tutto qua. Questo. E poi, non ultimo, ringrazio Silvia la mano tesa perché non fa altro che tenere la mano. Cristina Ricotta e il nostro chitarrista, che non mi ricordo il nome, perché veramente ci avete deliziato e ci delizierete ancora con la vostra meravigliosa musica. Ringrazio la mia amica Monica Valentini perché l'ho costretta a stare qua, perché vabbè, lei si mette in video con le quinte, ma è un'insegnante straordinaria alle scuole medie, però non si ferma ad essere un'insegnante, però per me è un'amica carissima, stupenda, siamo dello stesso piccola borgatina, e vi racconto che per anni è cresciuta con mio figlio grande, perché all'epoca abbiamo scoperto che era dislessico e non sapevamo proprio che cosa fare. Monica è stata con lui e è cresciuta insieme a Nicola, forse Nicola è cresciuto meglio di lui. E così, quindi siamo davvero tra amici. Non so se ho dimenticato qualcuno, però se l'ho dimenticato sta nel mio cuore. Adesso Cristina ci canta una canzone, però non andate via perché poi c'è una sorpresa tanto inaspettata ma bellissima. Allora, un secondo solo, Cristina. Io volevo ringraziare anche le istituzioni, l'amministrazione comunale che ha messo a disposizione l'auditorium per questo evento. Quindi grazie, speriamo che sia... diciamo che è un po' una ripresa dopo un lungo fermo dovuto a tutta la pandemia per la situazione, speriamo che questo sia l'inizio di una lunga serie. E come abbiamo già detto tante volte, ci teniamo a dire due cose. Oggi è il 2 aprile, la giornata dell'autismo, si è letto tanto, tanti sono i pareri contrastanti, sì, va celebrata, non celebrata, è vero, noi genitori lo viviamo a 365 giorni all'anno, questo. Però io l'importanza di questa giornata per me è proprio in questa parola, nella consapevolezza. Per noi, ma soprattutto per chi vive l'autismo dal di fuori. Oggi noi abbiamo cercato di fare questo, di farvi capire cosa vivono i nostri bambini e cosa viviamo noi genitori. Vi abbiamo invitato qui perché avevamo piacere a raccontarvi quelle che sono le nostre vite, con la speranza che questa vostra conoscenza, questa vostra consapevolezza accorci quella distanza che spesso purtroppo ci sono tra le famiglie con un bambino, un ragazzo, perché ad esempio il mio ormai è un ragazzo, con un ragazzo con autismo e una famiglia dove i figli sono normodotati. Io dico sempre che noi chiediamo di capire loro, di capire noi, ma noi dobbiamo capire loro perché è difficile, il nostro è un mondo difficile, è un mondo fatto di tante rinunce, di tante fatiche, di tante corse nostre e dei nostri figli, perché anche loro quando vanno a terapia perdono ore di gioco e noi magari se perdiamo la passeggiata o che ne sono un parrucchiere, però loro perdono ore di gioco per arrivare a degli obiettivi. Quindi l'intento di questa giornata è proprio questa, di avvicinare diciamo questi due mondi, anche se non è proprio, però è un po' per rendere l'idea, di accorciare quelle distanze. Noi attraverso le parole di Paola, con le letture e soprattutto attraverso quello che le mamme ci hanno raccontato, penso e spero anzi che ci siamo riusciti. Io l'obiettivo era questo, era cercare di accorciare queste distanze, di sentirci meno soli noi e di farci vedere a voi meno extraterrestri, soprattutto i nostri figli, perché a volte è così. E magari la prossima volta che andrete a cena al supermercato, lo dico perché questo è per me un grande limite, avendo io una situazione molto importante. Spesso noi genitori ci sentiamo quasi giudicati, additati, quasi come se disturbassimo perché i nostri figli fanno questi stereotipi oppure fanno queste cose. Allora, forse da domani voi sarete più aperti, più predisposti ad accettare il nostro figlio che magari gira 10 volte intorno al tavolo o che pure urla o che fa una delle sue cose che gli servono per supportare, per superare quel momento di difficoltà. Spero che in questo ci siamo riusciti e quindi io direi di
continuare di ascoltare Cristina, e volevo ringraziare Paolo Muschi perché oggi ci ha accompagnato con la sua musica, e poi non vi muovete perché abbiamo una piccola sorpresa. Siamo giovani. Quindi che se rimane.
aver accettato il nostro invito. Dopo sappiamo le bandierine, Sì, sì. Quindi dacci ancora 2 minuti e poi andiamo a festeggiare. C'è la tua festa. Grazie. Diretta nazionale. Diretta nazionale. Ma io qui c'ho altre consegne, ma mi aveva chiesto prima che iniziasse Sabrina, io non so più nome, solo Sabrina, quello signore lì con gli occhiali che è impegnato e che è indietriale. Sì.